Scatti è una serie di mostre fotografiche, sede della Galleria Monogramma in via Margutta. Detta così, però, è decisamente riduttiva. In realtà, Scatti è una serie di racconti in fotografia. Racconti dedicati a Roma, certo, e principalmente, ma non solo. Racconti di colore, di albe di tramonto, di street photography e di fotografia tradizionale. E questa volta racconti a partire dalle geometrie della città e dei suoi umani, che a volte sono in presenza, altre volte si manifestano nel segno architettonico, nel particolare, nel design. Ancora una volta, Radio 21 Aprile Web ha potuto raccogliere le impressioni di qualcuna e qualcuno dei coprotagonisti, insieme con i loro scatti, di questo bellissimo momento di condivisione e di progettualità. Buona visione! Sesta edizione di Scatti, la città in bianco e nero tra geometria e umanità. È un tema molto, molto bello e completo, perché la città viene rappresentata in tutte le sue sfaccettature. La presenza umana è sempre evidente, ma non per forza come figura primaria. Ci sono alcuni scatti cui l'elemento umano è presente, ma mai come protagonista. In altri viene rappresentato in maniera simbolica attraverso una statua, ad esempio, e in altri ancora è completamente assente, ma in realtà è presente come artefice dei volumi, delle geometrie e delle architetture. Si raccoglie un po' quell'elemento della città, questo bianco e nero che aumenta notevolmente l'impatto emotivo con le profondità e i chiaroscuri molto accentuati. Per la prossima edizione di Scatti sarà Scatti 7 con la Street Photography. Non aggiungo altro. Ci sono i colori di albe e tramonti, però le linee e le geometrie colorano veramente la città che amo, il quartiere che più si presta alle linee geometrie e l'architettura razionalista dell'euro, e il palazzo che ha mille interpretazioni, è il palazzo della civiltà dell'euro. Linee orizzontali, tratti verticali, curve che danno vita a quelle che sono le forme geometriche della città, ma che passano al suo interno quella che è l'anima della città, anche in una spirale aurea, cioè anche la composizione e la posizione la porta a questa figura scultore femminile che è come vegliasse sulla città, quindi questo vuole essere un po' l'anima della città che rappresenta poi quella che è l'umanità. Mi piaceva anche questo dualismo tra la razionalità dell'architettura e questa parte invece più di antico, quindi un moderno e antico. Nasce da una mia ricerca, volevo appunto fotografare una struttura architettonica che rappresentasse Roma, ma andava moderna, una Roma che anche se lentamente si sta evolvendo anche dal punto di vista architettonico. In realtà più specifico questa qui è la banca, la sede della BNL, non palazzo di vetro. E la cosa che mi colpisce ogni volta che ci passo è la sua capacità di mimetizzazione con il cielo. Il bianco e nero rispetto al colore ti trovi meglio? Hai ragione, in questo perché è un linguaggio fotografico che rappresenta meglio l'architettura. E poi un secondo motivo perché lo amo è una sorta di sottrazione della realtà. Mentre il colore del fotografo rappresenta la realtà per com'è, fondamentalmente il colore poi accentua gli stati d'animo, no? Ti aiuta a regolare un messaggio. Il bianco e nero invece ti lascia riflettere. Quindi diciamo il fotografo bianco e nero ti sottrae informazioni, ti fa vedere una realtà secondo la sua visione e quindi ti fa riflettere di fronte all'opera. Sono molto felice ed onorata di far parte di questo collettivo. Sono nel mondo della fotografia da pochissimo, da neanche un anno, e ho avuto la possibilità di esporre questo lavoro realizzato proprio all'inizio della mia esperienza in una uscita che ho fatto nel quartiere di Roma Garbadella. Le scale sono uno degli elementi architettonici che mi affascinano di più.
questa in particolare mi ha colpito per il tipo di luce che emanava. Sono affascinata dall'oscurità fondamentalmente, la ricerco nella mia fotografia e dal forte contrasto del buio e della luce. Questo scatto ritrovo la sintesi di questo pensiero. Prediligo le foto molto contrastate, le ombre nette e anche le luci. Come tanti luoghi di Roma mutano a seconda delle luci del sole e delle ombre. Sia le luci che le ombre sono protagoniste. Spartito perché? Spartito perché l'idea è di comunque un qualcosa che ricorda un po' o il pentagramma o le righe di un quaderno. Io ho scelto di fare questa foto perché era legata al tema delle morte sulla strada. Mi piaceva l'utilizzo che esiste nella strada dei segnali e del voler indicare qualcosa, un qualcosa che le persone non guardano più. Le persone guardano dritto, non guardano per terra e a volte non guardano neanche in alto, guardano soltanto dove sono. Ma in realtà anche soltanto guardare per strada c'è tutto un linguaggio. Questo era ciò che mi colpiva, di questo incrocio di segnali per strada. Capisco anche il titolo adesso, soprattutto la sera se piove. Erano le raccomandazioni della mano. E allora la notte le cose hanno un colore diverso, hanno un'emozione diversa. Questo è uno scatto da dado fatto a Livorno, la giornata di pioggia, che mi ha sempre colpito l'architettura di questa terrazza, famosissima. Mi piaceva il mood, molto silenzioso. Poi nelle mie foto in genere metto un elemento umano che si avvicina all'architettura. Questa persona, che non so quanta gente l'abbia vista, però è quella che alla fine mi ha dato lo spunto e mi ha fatto piacere, ecco, aver trovato questo momento. In genere la terrazza è molto affollata, quel giorno invece era una giornata veramente desolata e desolante, però quello che cercavo io l'ho trovato. La fotografia rispetto alle altre comunque hanno una denotazione architettonica più precisa. Io ho scelto dei toni di grigio, cioè non c'è il bianco, vivo, il nero, una situazione più morbida. Di alla sesta mostra, questa è una mostra diversa dalle altre, la prima volta che facciamo una mostra del genere abbiamo sinceramente un bel risultato, una Roma vista a livello geometrico, con le luci e quindi c'è anche un po' di umanità. Io ho pensato di mettere questo scatto alle ore nel Palazzo Fendi a livello geometrico, che si presta molto bene. È sempre una lunga esposizione perché ho mantenuto sempre il mio modo di stare, perché sono molto soddisfatto sia dello scatto ma soprattutto della mostra in sé per sé. E tanta gente è venuta ed è risultata, ci ha fatto tantissimi complimenti. Quindi la cosa bella è che ogni mostra che facciamo sembra che facciamo un casino in avanti. La mostra Scatti 6 rappresenta un ulteriore punto di svolta per l'associazione Alpido, che in questa occasione specifica è venuta incontro con quello che è il pubblico della Galleria Monogramma, che è una galleria di arte contemporanea, puntando con l'utilizzo del bianco e nero a una mostra molto tecnica di architettura, geometrie, mantenendo l'elemento umano che per noi è importante. Non c'è solo Roma in Scatti 6 come anche nelle altre mostre precedenti. Per quello che riguarda il mio scatto, ho voluto portare, pur avendo altri scatti di architettura anche di altre città del mondo, uno scatto di Richard Meyer della chiesa di Dio Padre Misericordioso a Tor Tre Teste. Richard Meyer, tra le altre, criticatissimo per aver fatto la teca del Museo della Rapacis per un motivo specifico, oltre al dettaglio che ho portato appunto nello scatto, che è un dettaglio della chiesa che a me piace molto, chiesa nella quale Meyer gioca molto
con la luce diretta, però in quel contesto attraverso l'utilizzo di un prisma utilizza la luce indiretta che fa entrare in questo prisma per illuminare l'altare, quindi una cosa straordinaria. Ho portato questo scatto, dicevo, perché per me è fondamentale, come per tanti cittadini di Roma, che Roma possa vincere la sfida col futuro utilizzando e valorizzando il proprio straordinario patrimonio artistico, non utilizzandolo come alibi per non fare, perché è una città che deve guardare al futuro, deve vincere questa sfida della modernità. Quindi questa mostra e lo scatto a me sono serviti per lanciare questo messaggio che sento mio, cioè Roma storicamente si è sempre ricostruita ed è sempre andata avanti. Oggi siamo un po' seduti e secondo me guardare al futuro e pensare di poter utilizzare, valorizzare il patrimonio artistico non usandolo come alibi ma come straordinario tesoro che abbiamo, però guardare anche alla modernità.